Il piano regionale della prevenzione è lo strumento che tutte le regioni stanno in questo momento, quindi nel maggio di quest'anno stanno chiudendo e che vedrà raccolte tutte le azioni che le singole regioni intendono mettere in campo per i prossimi 3 anni per raggiungere obiettivi di salute condivisi con il Ministero della Salute, importanti per i cittadini italiani. Il piano nazionale, che è stato Piano Nazionale 2014-2018, Piano Nazionale della Prevenzione, che è stato siglato a novembre, dà un'indicazione molto forte. In quest'anno, per la prima volta in modo così importante, si è detto alle regioni, anzi si è condiviso tra regioni e ministero, che le azioni non dovranno essere messe in campo esclusivamente dal sistema sanitario, anche se nella sua accezione più ampia, ma dal sistema sanitario assieme a molti altri portatori di interessi, quindi altre istituzioni come per esempio la scuola, ma anche cittadini rappresentati sotto forma di associazioni. Quindi era molto importante coinvolgere tutti questi portatori di interesse nella fase di progettazione, perché abbiamo avuto l'idea che forse in questo modo saremmo riusciti a mettere in campo azioni più concrete, più vicine alla gente e come tali più adatte a raggiungere gli obiettivi che abbiamo condiviso con il Ministero come sistema Paese. È andata molto bene il fatto che abbiamo lavorato con uno strumento che anche nei tavoli molto tecnici, noi abbiamo attivato 21 tavoli per un totale di circa 350 persone, anche quindi i tavoli che vedevano il coinvolgimento quasi esclusivo di operatori del settore, quindi sostanzialmente operatori sanitari, anche se non solo operatori della prevenzione. Lo strumento, dicevo, ci ha consentito di superare i conflitti. In genere i professionisti sanitari a qualunque livello sono per definizione conflittuali quando si siedono ad un tavolo di progettazione, perché portano, ed è anche giusto che sia così, portano prima di tutto le loro istanze. La metodologia della progettazione partecipata ti consente di neutralizzare il conflitto e di focalizzare l'attenzione sull'obiettivo da raggiungere. E questo ci ha consentito di lavorare molto bene, molto proficuamente, portandoci a casa dei progetti che speriamo essere molto concreti, ma insomma dal nostro punto di vista lo sono. Questa metodologia ci ha consentito di porre sullo stesso piano, e questo è il secondo risultato, gli operatori della salute con i portatori di interesse, e ciò non è facilissimo perché il professionista della salute è sempre un gradino più sopra rispetto al portatore di interesse nella collettività, e questo ci ha consentito, questo strumento ci ha consentito di abbassare molto questo gradino e quindi di portare sullo stesso piano la società civile e il professionista sanitario. Che cosa ci è venuto forse meno è avremmo avuto bisogno di più tempo e per smorzare quegli aspetti di delega estrema, eccessiva, che in alcuni casi sono venuti fuori, cioè per alcuni tavoli e in alcune aree progettuali soprattutto. Il risultato non è poi stato così concreto. Idee abbastanza fantasiose non è corrisposta poi azio non sono corrisposte poi azioni adeguatamente concrete. E
proprio perché per la realizzazione di queste idee più fantasiose sarebbe stato forse necessario più tempo, più un maggiore approfondimento e un'assunzione di responsabilità da parte di chi le proponeva maggiore rispetto a quella che ne è scaturita nei 6 incontri.